Sia lodato Gesù Cristo. Ciao, bentrovati al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno, sabato 19 giugno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benevolo le nostre invocazioni e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse voi più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è, e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. E quest'ultima frase ho fatto fatica a leggerla. A ciascun giorno basta la sua pena. Ma partiamo proprio da questa per una piccola riflessione, un piccolo pensiero. Ci preoccupiamo spesso per il domani, per quello che sarà, per quello che dobbiamo fare, ed è giusto essere previdenti. Però, quando la preoccupazione per il futuro guasta il presente, comincia a essere un problema. Noi viviamo la nostra giornata proiettati verso il futuro, anche proprio alla luce del Vangelo che ci invita a guardare il futuro e non il futuro immediato, ma il futuro eterno addirittura. Ma guardare in avanti verso l'eternità non per preoccuparci, ma per vivere bene quest'oggi, nella fiducia nel Signore, senza preoccuparci per le cose materiali, di cui pure dobbiamo occuparci, ma non preoccuparci. Occuparci. Facciamo il nostro lavoro, ciascuno quello che gli compete per la cura della propria vita, ma senza la preoccupazione, affidandoci al Signore. Giorno per giorno mettiamo la nostra vita nelle sue mani, cominciando da questo momento. Signore, ti affidiamo questa giornata, questa serata, ti affidiamo
questo momento della nostra vita con fiducia e ci impegniamo nella tua volontà. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ciao, ti auguro di cuore una buona giornata. Oggi è sabato, un buon fine settimana di riposo e di serenità. Abbi cura di te e grazie.